buongiorno a tutti. Oggi mi aspetta quella pianta lì, vedete che è arrivata fino a lì. Questa qui è una pianta che è cascata da sopra, oltre la recinzione. L'attrezzatura è pronta, sto salendo con le mie attrezzature professionali e non. I miei cani, vabbè, appena sento la motosega non vengono su più. Per fortuna non è caduto, poi lo vediamo da sopra, non ha colpito il pannello solare, quello piccolo della casellina dell'acqua. Gli altri per fortuna li avevo già anche spostati. È una pianta difficile da recuperare, ma va fatto. Quindi oggi il mio lavoro è questo, finché regge il tempo. Adesso il tempo che faccio il giro di sopra, piazzo la roba, piazzerò anche il cavalletto per farvi vedere un po' quello che si va a fare. E va bene, il video è questo. Dunque, sono alla parte sopra, vedete, come vi dicevo, questa cadendo ha colpito il tetto della casellina dell'acqua e ha scansato di poco quel pannello lì. Queste praticamente sono tutte i pezzi e le piante che poi si è portata dietro cadendo. Questa è la parte, vedete, sotto lì, quanto è grosso quel tronco, che scende, scende, scende e arriva lì a sbalzo poi dalla parte lì. Alcuni tratti sono arrivati anche sul tetto della casellina. E da questa parte qui invece c'è una situazione di questo genere, dove mi ha appunto abbassato anche la rete e una volta liberata la pianta cercherò, adesso con il potatore svoltisco la parte in alto qua, poi una volta svoltita quella parte qui, alleggerito appunto tutta la parte di qua, devo dividere già le cose, perché alcune cose resteranno qui da cippare, altre poi diventerà tutta legna da ardere. Dobbiamo trovare la cosa positiva in questo, il fatto che, vabbè, a parte che mi ha scassato una parte della rete, che non è positiva, per il resto è già arrivata in casa la legna praticamente. Io mi auguro veramente di cuore che queste non decidano di scendere anche loro, perché mi devasteranno l'orto, però non fa niente, vedremo di trovarci adesso qualcosa di buono in tutto questo, che è recuperare la legna e vabbè. E il fatto che non mi ha spaccato per esempio quel pannello lì e non mi ha sfondato il tetto della casellina. Se beccava questi era peggio, per cui va, un qualcosa di buono c'è anche in questa operazione. Dai, adesso io ho il tempo che preparo le macchine, accendo e iniziamo a tagliare qualcosa.
avremo dei mucchi di roba e poi vedremo come farò a portarla giù. Quelli sono ancora sotto, tolgo quel pezzo lì, poi tronco questo e vediamo cosa succede là, lo tronco prima così scende di sotto. È lunga, era molto alta e ce n'è anche già un'altra dietro, morta in piedi e appoggiata di là. Non so, vabbè, in qualche modo ci arriva, eh.
Iniziamo le parti più difficili. Adesso cerco di raggruppare tutta la legna, la porto via da qua. C'è una ragione anche se comincio a fare i pezzi piccoli, perché non ha senso spaccarsi la schiena per spostare i pezzi grossi e riprenderli in mano due volte. Quello che non va dentro con la circolare viene via già a pezzi e va solo spaccato. Quindi tutta questa roba qua. I rami più piccoli che ho già portato via, come quelli che farò ancora dopo, invece li lascio comunque più lunghi perché poi vanno tagliati con la circolare. E solo, come vi ho spiegato diverse volte, nei momenti in cui non ho corrente, quindi faccio andare la circolare con l'alternatore per caricare la batteria, le batterie di casa. Ora, è inutile andare avanti a fare il baccano con la motosega insieme al video. Io stacco la telecamera e comunque avete capito che devo andare avanti. Volutamente ho lasciato la parte più complicata sotto perché oggi non sono in piena forma al 100% e quindi non me la sento di fare la parte giù sulla rivetta, dovrò poi tirarla giù dal basso, trascinarla, farla a pezzi e recuperarla da sotto. Ho liberato il passaggio perché avevo bisogno proprio di passare per riuscire a raggiungere quest'area da tutte le parti, sia da dove siamo saliti prima che da qui dove salgo più spesso. Quindi una volta liberato almeno il passaggio, adesso ci sono le parti più complicate che sono queste qui attaccate alla rete, quindi questo pezzo qui mi darà da fare purtroppo, perché non so neanche io, perché se vai giù con la motosega vecchi la rete, quindi cominciano i problemi. Ecco che arriva Tavi, vieni Tavi, vieni, vorrei che la motosega va palla spenta, vieni qua, vieni, vieni, vieni qua, passa, dai, vieni, vieni, vieni qui. Hai FIFA? Vieni, Tavi, vieni, vieni, fatti vedere, vieni qua, fifona, ha paura della motosega, lei ha il terrore che io accenda la motosega, per cui, ecco, dicevo, le parti veramente più complicate sono queste attaccate alla rete, se non altro adesso così c'è anche il rischio che da lì mi salti dentro qualche capriolo o qualcosa, che poi vada a banchettare dentro nell'orto, per cui prima possibile dovrò togliere questi due monconi pesanti e poi tornare a sollevare ancora la rete. Questo lavoro lo farò in un'altra occasione, magari oggi stesso, domani, comunque.
poi si sale con il cippatore e si cippa tutto questo scarto, perché non lascio in giro roba così, perché sono stufo di vedere catastri di maciame da cippare, piuttosto lo cippo e lo butto in compostiera. E altro non posso dirvi, diciamo che il video termina così. Spero di avere il vostro supporto morale in questo momento, dopo che l'avete visto probabilmente io avrò finito, però effettivamente in questo momento, ve lo dico la verità, avevo bisogno veramente che fossimo magari un paio di persone belle robuste, il lavoro vola di più, però sono anche un solitario, sono anche uno che comunque sta qua con i suoi cani e fa la sua vita in cascina. Io vi lascio, vi saluto, fate quello che volete con i pollici come sempre. Mauro, degli occhi di Mauro, vi saluto e vi auguro una buona giornata, una buona serata, un buon tutto quello che vi fa star bene. Ciao, alla prossima, grazie.